Ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi vi porto una delle cose che più mi avete richiesto in assoluto da strumentimusicali.net mandandomi i carrelli, cioè il pletora della TC Electronic. Me l'avete richiesto sia come multieffetto in sé, sia come flashback, il delay, e Hall of Fame, il riverbero, che sono i due pedali che mi chiedete di più di tutti. Non li ho mai portati, ma in realtà dentro il pletora ci sono proprio quei pedali, più il chorus, più il flanger, più il tremolo, più il compressore, più l'accordatore, insomma un botto di cose in 20 e qualche centimetro, minuscola, un pochino più grande come potete vedere del palmo della mia mano. Fighissimo, ma prima di tutto sigla e poi vi racconto una storia. No, non è vero, non vi racconto nessuna storia, ve lo faccio ascoltare. Il pletora ha una pletora di suoni, ma non ha dentro gli overdrive e i distorsori. Quindi, in realtà, cosa hanno fatto in TC Electronic? Hanno fatto una furbata e l'hanno messi qua, cioè nell'FX loop, cioè all'interno dell'FX loop, questo qua dietro, mettete il distorsore che volete voi o addirittura il vostro amplificatore. Insomma, quando vedete FX loop, oggi vedrete delle distorsioni fatte esternamente rispetto a questa macchina. Vi dicevo che c'è una storia dietro tutto questo, cioè che dietro a questa macchina c'è in realtà Paul Scott, Scotty. Che è un ragazzo che conosco bene perché lavorava in Moor fino a un anno e qualcosina fa. Poi ci sentiamo spesso su Facebook e mi ha detto: sono andato a finire in TC Electronic perché volevo tornare in Europa, e ha iniziato a lavorare su questo progetto che quindi, insomma, da dietro le quinte seguivo da un po' di tempo e finalmente riesco a metterci le mani sopra. Tra l'altro, parlando di suoni, vi faccio sentire una cosa che vi farà capire, perché ho fatto uscire un corso che tra l'altro in sconto in questi giorni, lo trovate in descrizione, che si chiama Effetto Domino. È un corso sugli effetti, ma principalmente sui suoni. Ascoltate e poi vi spiego. Perché ho fatto un corso sui suoni e non solo sugli effetti? In questo caso gli effetti sono fighissimi e danno un ambiente stupendo. C'è il compressore per, diciamo così, compattare un po' il suono, il chorus per appunto avere l'effetto classico del chorus, delay e riverbero per dare ambiente nel modo corretto. Tra l'altro c'è pure il delay, e qua vado in edit mode, vedete quanto è facile passare da suonare su play a edit verso il basso. Se vado qui, sul quarto c'è il delay, vedete che qua segna quarti più ottavi puntati. Cosa vuol dire quarti più ottavi puntati? Che abbiamo due delay insieme, cioè il suono è quello giusto, però manca qualcosa, perché il suono in realtà non è quello giusto, gli effetti sono giusti. Ci manca la chitarra corretta, in questo caso una Telecaster per rifare questo suono di David Gilmour, lui ha usato la sua Tele del 55 mi sembra, scrivetemelo se lo sapete nei commenti, e poi ci manca magari anche l'ampli, però su quello secondo me siamo già un pelino più vicini, ma soprattutto quello che manca è la tele. Quindi in tutto questo corso vi spiego questa somma di scelte. Oggi col pletora vediamo appunto tutta quella che è la somma di scelte degli effetti, compressione, chorus, delay, riverbero, con in mezzo le distorsioni, tipo questa è la catena standard corretta. Però non stiamo considerando una somma di altre scelte. Vi faccio un altro esempio con The Edge. Il suono non è sbagliato di per sé, di nuovo i settaggi sono perfetti, quarto più ottavo puntato, di nuovo questo è il settaggio corretto per questo brano che si chiama Where the Streets Have No Name, pezzo bellissimo degli U2, di nuovo c'è un riverbero dopo a dare ancora un po' d'ambiente, il chorus l'abbiamo disattivato, il compressore prima a schiacciare un po' tutto, eppure cosa manca? Manca la strato in questo caso. Quindi di nuovo notiamo come stiamo facendo dei suoni fighissimi secondo me, degli effetti stupendi e tra l'altro con una comodità pazzesca. Possiamo andare a cambiare la
la board che stiamo utilizzando, muoverci per esempio sulla numero 6 e vedere cambiare interamente i pedali. Qua c'è il sub and up, octaver, il vibrato, il chorus e di nuovo un riverbero. Andiamo a controllare che tipologia di riverbero è. È un riverbero di tipo shimmer. Qui il chorus, vedete com'è settato, il vibrato com'è che è settato, poi qua di nuovo l'FX loop per le distorsioni e l'ampli, octaver di nuovo in questa maniera, quindi l'80% io lo metterei anche al centro, la mia chitarra, sotto e sopra. Insomma, di per sé è proprio semplicissimo. Ora, se vi faccio un suono senza pensare a nessuno, ma semplicemente dicendo suono qualcosa con le spall, sentite come sembra subito più aggraziato, perché vado incontro alle necessità della chitarra e degli effetti. In questo caso, non avendo più il confronto con qualcosa, diciamo, di conosciuto, il suono andava bene magicamente, ma è lo stesso praticamente base di prima con altri tipi di effetti. In questo caso vediamo cose che sono andato a utilizzare. Vado in giù verso Edit e ho l'Octaver, che come vi dicevo prima è messo per primo. Notate come il sub sia molto basso. Non mi piace avere troppo elemento basso, perché da qualche parte il basso ci sarà. Quindi se lo esagero, come ho fatto in questo momento, rischiamo di avere un suono un po' goffo. No, decisamente non ci siamo. Quindi vedete però quanto è facile andare a modificare i parametri veramente in un battibaleno. Vado a togliermi tutta questa ottava bassa e vediamo tutti gli altri, cose che stanno facendo, cose che non stanno facendo. Torniamo su play, attiviamo anche questi due, vibrato e chorus, e sentite di nuovo cosa che succede. La cosa interessante era l'introduzione del vibrato, che è un effetto bellissimo che va a scordare leggerissimamente la nostra chitarra, lo potete vedere in questo punto. Di nuovo, le possibilità che dà una macchina di questo tipo sono infinite. Ora facciamoci un suono da solo un pochino più normale. Torno prima di tutto sulla prima board che avevo fatto e vado in modalità editing. Da qui scelgo il delay e cambio la figurazione. Vedete che qua c'è scritto tom print. Possiamo andare appunto anche a lavorare poi con il tom print, un po' come succede con i cugini, direi, a questo punto, pedali singoli, per cui possiamo andare a modificare pesantemente il suono. Noi semplicemente andiamo a scegliere un tape e vediamo cosa che succede. A questo punto ci sarà soltanto un delay e non due come prima. Ho fatto questo suono per farvi sentire che ovviamente ci sono tutte queste sonorità un po' più normali. Questo era un banalissimo tape, tra l'altro secondo me anche simulato abbastanza bene. Il tape è quel delay che tende a perdere un po' di alte frequenze nel momento in cui ci sono le varie ripetizioni. Sentite? Mano a mano che avete ascoltato le ripetizioni trovavate sempre meno frequenze alte su ognuna, va in pratica a replicare un po' il funzionamento di un vecchio eco a nastro. Ultimo suono che facciamo insieme, un suono stupendo, mi piace un sacco, di un brano che mi piace un sacco, di Nancy Sinatra, e si chiama Bang Bang. Prima di tutto ve lo faccio ascoltare con un suono sbagliato e poi lo mettiamo a posto. La particolarità più grande di questa sonorità è poi sicuramente quella di avere il tremolo e il riverbero, cioè super anni 60. Insomma, il suono che si può tirar fuori probabilmente da un Fender ad alto volume con riverbero e tremolo a cannone. Quello che possiamo fare sicuramente è andare a sostituire questo chorus con un tremolo. Quindi vado in Edit Mode, vedete che qua c'è il chorus, giro fino a trovare il tremolo. Ok, ora settiamo una velocità abbastanza ampia, scegliamo un tremolo vintage, poi una velocità così, lasciamo tutto com'è e vediamo cosa succede. Direi che grosso modo il suono c'è, manca sicuramente un riverberone, ma come uno spring, perché in quegli anni si usavano i riverberi a molla. Quindi ora premo il 5 perché è qua che c'è il riverbero e mi cerco uno spring.
Eccolo qua, spring. Una lunghezza di riverbero generosa e un tono abbastanza aperto. Voglio che questo riverbero si senta parecchio, per cui vedete che ho lasciato abbastanza alte tutte le regolazioni. Sentiamo cosa succede. Totta. Brava. Sostanzialmente il suono è corretto, manca però una cosa importante, cioè la posizione al ponte del pickup. Secondo me dà subito un suono molto più anni 60 e diventa nubabà. Come dico sempre, programmare un multi effetto digitale oppure semplicemente usare dei pedali singoli o dei pedali analogici è sostanzialmente la stessa cosa, cioè non cambia nulla. Quello che dobbiamo avere in testa è la catena del suono che stiamo sviluppando. Questo multi effetto, il Plethora, ci prova esattamente questa cosa, cioè qui stiamo utilizzando questo multi effetto come tanti pedali singoli, quindi on off sul singolo pedale. E in un secondo siamo riusciti a creare tutti i suoni che vi ho fatto sentire in questo video, per farvi capire quanto veloce può essere la programmazione. Insomma, stringendo tutto, posso dirvi che sicuramente, allora, i suoni ci sono perché sono quelli TC che conosciamo benissimo, quindi bomba. La programmazione è super veloce e secondo me quello che fa la differenza in ambito digitale poi è quello, cioè riuscire a trovare una macchina che uno sia facile da capire, perché cioè qua in un secondo riesce a capire cosa fa, e due, che ben si interfacci con come ragioni tu. E per me, che sono abituato a ragionare con i pedaletti singoli, una soluzione di questo tipo è perfetta. Poi c'è la presenza del send and return, che secondo me è una bella svolta perché permette di gestire in maniera molto molto comoda sia tutto quello che concerne i nostri pedali della distorsione, visto che sul Plethora non ci sono, però non è un grosso problema perché lì riusciamo a metterli nel punto giusto della catena, oppure di gestire l'amplificatore e di nuovo mettere tutto nel punto giusto della catena. Insomma, nella sua fascia di prezzo spacca, perché all'interno comunque ha dentro tutti i pedali TC in sostanza, incluso, come dicevo, l'accordatore, che immagino che di fatto sia uguale al Politium. Insomma, secondo me è molto figo. Vi lascio il link in descrizione per questo, per il mio corso, per sbigrimi i carrelli e tutto un po'. Mettete mi piace, scrivetemi tra l'altro quali altre cose dovrei provare, così le proviamo, le portiamo direttamente qua sul canale, e seguo quello che volete voi e che volete di più. Dai ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!